Renni. Aperitivo augurale col sindaco De Luca stamani per il cast della Traviata di scena questa sera al Teatro Verdi. Vediamo. Da un'opera d'arte all'altra si parte col manifesto, quello firmato Vignelli e controfirmato dallo straordinario cast a 5 stelle della Traviata, uno dei capolavori più amati dal pubblico di tutto il mondo e di tutti i tempi. Poi le impressioni, le sensazioni della vigilia di un evento di livello assoluto. Questa sera la prima nazionale del melodramma in tre atti, che sarà ulteriore fiore da porre all'occhiello per quella che Kerry Lynn Wilson, che dirigerà l'orchestra, ha definito la città della cultura, e per l'amministrazione comunale che in epoca di tagli e sofferenze continua ad investire sulla qualità. Auguriamo la stagione lirica di quest'anno con Traviata, un'opera splendida, fra le più complesse e difficili di Verdi, e abbiamo anche quest'anno un cast di eccezione. È tornato Renato Bruson, che ha una presenza scenica straordinaria. Avremo la protagonista che è la Gresta, un'artista salernitana che ci inorgoglisce. Avremo una nuova direzione dell'orchestra, la signora Wilson, con freschezza, innovazione, nuova personalità. Continua il miracolo Salerno. E mentre altri teatri d'Italia chiudono, come il Petruzzelli a Bari, noi da soli continuiamo a reggere una programmazione lirica operistica che è davvero di assoluta eccellenza nel panorama nazionale. Il sogno di Salerno è quello di una salernitana, Maria Giovanna Gresta, da voce del coro a protagonista assoluta. Per lei la Traviata al fianco di Renato Bruson è vera e propria consacrazione. Sì, è un grande sogno, veramente è un'emozione che è indescrivibile, perché a parte il ruolo di Violetta, che per me è uno dei ruoli più belli di tutto il melodramma, ma poi poterlo cantare, poterlo rappresentare con dei colossi come Renato Bruson è veramente no, è più di un sogno, proprio è una grande gioia che Dio mi regala nella vita, ecco. Il Teatro Verdi sta facendo grandi cose, forse è l'unico in Italia, si può dire, che sta facendo grandi cose senza fare piantare debiti o fare buchi come hanno fatto dappertutto. E speriamo che vada avanti così anche perché il Teatro Verdi riesce oltretutto a chiamare grandi cast, fare grandi spettacoli con grandi registi, con dei grandi direttori senza avere la possibilità di un finanziamento statale. Al